Nei prossimi mesi Caselle sarà interessata da numerosi lavori pubblici e oltre a quelli alcuni già eseguiti o in corso di esecuzione in questo periodo. Quali? Lo chiediamo all'assessore ai lavori pubblici Giovanni Isabella. Sì, un po' di lavori si stanno per concludere, per terminare. Adesso faremo di nuovo con il comune di Borgaro la pista ciclabile, abbiamo fatto la variante, quindi ci sono ancora alcuni interventi di miglioria sulla pista ciclabile. La messa in sicurezza di alcune strade, quindi con una serie di dossi che sono terminati proprio in questi giorni, e poi partiranno finalmente quest'anno il lavoro fatto di propedeutico alla preparazione di tutte le gare d'appalto. Sono proprio in dirittura d'arrivo con il ritorno della scuola media, l'ampliamento della scuola media, che vale un appalto da 4 milioni e 200 mila euro. I vigili del fuoco hanno dato il parere positivo e quindi adesso passiamo alla seconda fase, quella del progetto esecutivo. Lo stesso vale per la costruzione del nuovo comune, quindi il vecchio ex Baulino sarà ristrutturato, anche lì siamo in attesa della progettazione esecutiva. E quindi sulla primavera riusciremo a cantierizzare e a far partire tutti e due questi grossi appalti che hanno un valore di circa 7 milioni e mezzo. Il vecchio Baulino attraverso un project financing oppure con fondi comunali? Lo finanziamo tutto con fondo comunale, quindi nessun project perché abbiamo accantonato le risorse, quindi abbiamo i soldi per poterlo finanziare. E quante sono le risorse che saranno necessarie per realizzare il nuovo comune? 2 milioni e 2 il valore dell'opera, ma sarà un pezzo pagato con la restituzione del vecchio comune di Via Cravero. E invece per quanto riguarda la piazza al Prato della Fiera? Prato della Fiera, martedì mattina il 3 dovremo firmare il contratto e quindi i primi 10 giorni di febbraio partirà l'appalto per un valore di 220 mila euro, sarà rifatta completamente e totalmente tutta la piazza. E invece per quanto riguarda i dossi, come mai tanti dossi così sul territorio comunale? Sì, sembra un'esagerazione, ma a fronte di messa in sicurezza delle strade, visto che a Caselle c'è un po' di indisciplina, i nostri concittadini gli piace schiacciare un po' il piede sull'acceleratore, abbiamo pensato che questa è la soluzione per abituarli comunque, specialmente in centro storico, in centro urbano. Abbiamo messo anche i limiti dei 30 all'ora, ma vediamo che non vengono rispettati. E anche con la carenza dei vigili, se avete letto in questi giorni, stiamo predisponendo la gara per i concorsi per l'assunzione di alcuni vigili. Questa è la soluzione, perché oggi la gente va di un po' più piano per far camminare anche a piedi e in bici i nostri concittadini. Siamo in piazza Garambois dove sono in corso lavori per il canale. Che tipo di lavori state facendo e perché? Allora, qui c'era un grosso problema, l'acqua stava erodendo le fondamenta e quindi si è reso necessario un intervento di questo tipo proprio per andare a consolidare le fondamenta. Ed è stato poi motivo di approfittare del discorso che si faceva questo intervento proprio per rendere un passaggio, quindi sarà un vicolo che da Piazza Garambois porterà all'interno del centro storico su Via Cravero. E questo lavoro creerà un miglioramento del territorio in caso di pioggia, ad esempio? In caso di pioggia sì, perché il canale adesso è in sicurezza e poi migliorerà anche la vita dei cittadini, perché normalmente questo è un parcheggio libero e pertanto non ci sarà l'affanno di correre sul parcheggio blu e quindi da qui si può parcheggiare tranquillamente e 30 metri si è in centro storico, quindi si può usufruire dei negozi del centro storico. Sono previsti altri interventi su questa piazza? Su questa piazza ci sarà un piccolo restyling primavera inoltrata, metteremo qualche pianta, qualche albero, perché sembra un po' un deserto, quindi creare un po' di ossigeno non è male, quindi faremo un piccolo restyling anche sulla piantumazione di qualche albero. E invece all'ingresso, all'inizio del canale è previsto qualche tipo di intervento? All'inizio del canale, che era diventato un ricettacolo di rifiuti, è previsto un intervento di una costruzione di un'aiuola, quindi che poi cercheremo
di tenere il più possibile curata, ma piantumeremo dei fiori, un po' di arbusti, quindi un abbellimento nell'ottica proprio di rivitalizzare e recuperare bene questa piazza. Diventerà una bellissima piazza, ma rimarrà sempre quel rudere che non so di chi sia, di proprietà di chi sia, però non è che stia proprio bene dal punto di vista estetico. Stiamo facendo i primi ragionamenti, il rudere cosiddetto è di proprietà privata che ha già presentato alcune richieste all'amministrazione che stiamo valutando, ma più che altro stanno valutando loro i costi e i benefici. La parte di qua sulla piazza è comunale, abbiamo iniziato ad approntare i primi ragionamenti per vedere se la parte che si potrebbe recuperare o se è il caso di abbatterla e rimettere a posto tutta la piazza. Molti lavori sono in corso anche per quello che riguarda gli asfalti, ma non tutto è stato completato. Infatti di tanto in tanto leggiamo sui social gente che si lamenta perché nella loro via l'asfalto non è ancora stato rifatto. A che punto siete? C'è un piano di intervento anche su questi lavori, l'amministrazione ha investito circa 900.000 euro proprio per riasfaltare e rimettere a posto un po' di strade, a iniziare da via Udello che la prossima settimana sicuramente partirà già il cantiere, poi c'è via Cirie per la chiusura del fossato sulla parte sinistra. E poi abbiamo il rifacimento delle rotonde Bennett uscita tangenziale, che sono tutte scalinate dall'usura, quindi sono un po' vecchiotte, per un valore di circa 900.000 euro in totale per questi lavori. Avete incassato i soldi delle aree ATA? Perché vedo che ce ne sono parecchi di lavori in corso e anche con delle cifre importanti. Sì, a me fa piacere questa domanda perché il bilancio del Comune di Caselle è un bilancio sano, abbiamo accantonato i soldi negli anni e quindi oggi si raccolgono i frutti sulle procedure burocratiche che purtroppo allungano i tempi, ma fare le cose fatte bene, e come dice la legge, purtroppo ci allunga i tempi, ma finalmente abbiamo dei riscontri. Dalle ATA ad oggi l'incasso sugli oneri sono stati di 1,5 milioni, ma che li abbiamo destinati poi al discorso di prima sulle scuole che valeva 4 milioni e oltre l'appalto. Siamo al cimitero dove sono in corso numerosi lavori, è vero assessore? Sì, come dicevamo prima c'era la problematica appunto delle infiltrazioni d'acqua che correremo ai ripari, alcune cose sono già state fatte all'interno, adesso abbiamo operato e lavorato sulla parte esterna del muro perché presentava proprio male e siamo fermi in attesa di metterci in contatto con le belle arti per la chiesetta che è di proprietà comunale, che c'è da rifare il cornicione che sta venendo giù e il ripristino e rimettere a posto i muri e impermeabilizzarli proprio per evitare che l'acqua con l'umido continui a salire. C'è un grande progetto di telecamere e non tutte sono ancora in funzione. È il cimitero dove ci sono stati tentativi di scippo e anche diciamo ruberie di fiori, come spesso vengono raccontate sui social, ha in previsione una telecamera o qualcosa per proteggere chi viene al cimitero? Sicuramente sì, come voi sapete abbiamo già fatto due step, due gare d'appalto da 100.000 euro di valore l'uno, quindi abbiamo già investito 200.000 euro sulla sicurezza sulle telecamere. Quest'anno con l'assestamento di bilancio, quindi con il rendiconto, quello che sarà per legge approvato entro il 30 di aprile, investiremo ancora una parte dell'avanzo di amministrazione, quindi metteremo le telecamere anche qui al cimitero e in altre zone che sono ancora sprovviste.